a tutti e benvenuti nel video tutorial di Slido. Slido è un'applicazione web che permette di creare eventi oppure unirsi a eventi già realizzati inserendo l'apposito codice. Dopo aver digitato l'URL del sito, apparirà la seguente schermata iniziale, in cui sarà possibile o unirsi a un evento già creato inserendo l'apposito codice, oppure registrarsi o fare il login per andare a realizzare un nostro proprio evento. Successivamente, dopo aver effettuato il login o la registrazione, ci apparirà la seguente schermata, che è la dashboard di Slido, in cui sarà possibile visualizzare gli eventi già creati, oppure appunto creare un evento cliccando su Create Event. Nel momento in cui vorremmo creare un nuovo evento, chiederà di inserire la data e un nome relativo all'evento. Quindi compiliamo le caselle e successivamente cliccheremo su Create. Ci apparirà poi la seguente schermata. Il primo riquadro riguarda le domande che gli utenti potranno effettuare tramite i loro dispositivi mobili senza dover scaricare alcun tipo di applicazione. Basterà collegarsi al sito di Slido, immettere il codice dell'evento che viene indicato qui sopra e poi inviare la domanda. Il secondo riquadro invece riguarda i sondaggi live che permettono di raccogliere informazioni relative al pubblico oppure di ottenere feedback in tempo reale. Per creare un sondaggio basta un semplice click, decidere poi che sondaggio vogliamo effettuare e successivamente condividerlo con gli altri membri partecipanti all'evento. Sarà poi possibile decidere se pubblicare i risultati ottenuti oppure renderli privati. Il terzo riquadro invece permette di scoprire come usare Slido per rendere gli eventi più interattivi. Slido è disponibile in una versione basic gratuita che consente la creazione di tre sondaggi per evento, la creazione di infografiche, permette di effettuare delle domande e permette di coinvolgere un pubblico di massimo 1000 utenti. Slido, quindi, è un'applicazione molto utile da utilizzare nelle situazioni di e-learning o di convegni, in quanto è possibile condividere e sincronizzare la presentazione con i dispositivi del pubblico presente o a distanza o in tempo reale attraverso la condivisione dell'apposito codice. Il video tutorial è terminato. Ciao a tutti!